Buonasera a tutti. Nel linguaggio musicale esiste un simbolo che si chiama corona e che indica che la nota su cui è posta ha una durata variabile e in una banda o in un'orchestra è il maestro che indica e definisce la durata di quella nota. In questo periodo difficile abbiamo seguito l'invito che ci è stato dato dalla comunità scientifica per la presenza di quello che tutti voi conoscete. Come in una banda e davanti allo spartito della vita, ognuno di noi è stato invitato a seguire le indicazioni e a fermarsi. Come in una corona, dobbiamo essere pazienti, attendere la sua fine. Se nella banda il maestro viene ignorato, cosa viene fuori? Se invece seguiremo le indicazioni, la corona avrà una durata limitata e potremo tutti insieme ritornare a leggere il resto dello spartito e a riascoltare i nostri strumenti. In questi mesi anche la nostra banda si è fermata, ha sospeso le proprie attività, il nostro calendario ha subito un arresto. Per una realtà amatoriale come la nostra, una pausa così lunga poteva avere effetti quasi tragici, soprattutto perché non sappiamo quando potremo riprendere la nostra attività. Mesi senza musica? Forse non tutti ci hanno fatto caso, ma noi vogliamo essere positivi. La nostra scuola allievi non si è fermata. E ancora abbiamo fatto lo stesso. Qualche cosa per celebrare i momenti più speciali nel mese di aprile. Ed ecco qui, in questo momento, oggi, sabato 20 giugno, il concerto, The Best Of. Un modo per essere, nonostante tutto, uniti, portare nelle vostre case e tra di voi, nostro amato pubblico, ancora una volta la musica. Anche se in una modalità del tutto nuova e rinnovata. Ricordatevi che durante questo concerto, in via del tutto eccezionale, potrete chattare in diretta con noi e commentare insieme a noi la nostra musica. E attenzione, non mancherà una sorpresa finale. Prima di incominciare, come da tradizione, lascio la parola al nostro presidente, Don Felice Noè, parroco della comunità pastorale Sant'Ambrogio di Parabiago. Cari amici, buona giornata. Questo è il concerto della festa patronale di quest'anno, che non può essere fatto come abitualmente per tanti anni abbiamo condiviso e goduto insieme, e sono lieto che il maestro ci abbia coinvolti un pochino tutti in questa esperienza nuova, che è quella di una proposta di musica di alto livello che viene offerta un po' a tutti, sia pure con le condizioni molto limitate che la situazione della pandemia porta con sé. E voglio anche dire un grazie al maestro Simone Clementi, oltre che a tutte le persone che suonano, a tutti coloro che si impegnano per la banda, per la sua presenza bella, importante, anche molto simpatica nella nostra comunità. So che tanti hanno desiderato di poter riprendere anche di presenza questo momento, che tuttavia le situazioni contingenti non consentono, e quindi sono lieto di poter presentare un po' questo concerto che in modo virtuale si avvicina un po' a tutti e che diventa anche occasione di un momento comunitario bello, piacevole, di una riscoperta dell'arte, del bello nella nostra vita quotidiana, e anche di collegare questo evento alla festa patronale che abitualmente ci vede partecipi in modo molto, molto ampio. E credo che questo momento sia anche un momento intenso per far capire anche il lavoro che c'è dietro a un'esecuzione della banda,
all'impegno di tante persone. Sono molto contento anche perché ci sono tanti giovani che portano il loro contributo gioioso anche a questo evento e tanti allievi che seguono con interesse, con passione anche l'opera anche educativa che la banda porta con sé. Vi auguro quindi un buon ascolto di questi brani scelti che sono molto coinvolgenti e vi auguro una buona serata con la nostra banda anche in occasione della nostra festa patronale. Grazie Don Felice e iniziamo quindi il nostro concerto con il noto Te Deum in Re maggiore di Marc-Antoine Charpentier. Pomposo come tutta la musica francese del tempo, pieno di fiati nell'ambito orchestrale e trionfale nella sua architettura sonora, fu scritto come ringraziamento a Dio per la vincita di una battaglia. A partire dall'epoca barocca, il Te Deum accompagnò le celebrazioni di avvenimenti di carattere politico, di nascite regali, incoronazioni, anniversari e vittorie militari. Quale musica più adatta quindi per sottolineare il momento che stiamo vivendo? Soprattutto ascolteremo l'attacco del preludio, utilizzato, e sono sicuro che lo riconoscerete tutti, come sigla dell'Eurovisione. Buon ascolto col Te Deum. In questo 2020 ricorre il 250° anniversario della nascita del più grande compositore di tutti i tempi, Ludwig van Beethoven. Proprio questa sera, in questo concerto evento che avremmo dovuto tenere in Piazza Maggiolini, lo avremmo onorato in un modo del tutto particolare e sono sicuro che avrete modo di recuperare. Ci accontentiamo ora di ricordarlo ascoltando uno tra i suoi temi musicali più famosi, il quinto movimento della Sinfonia numero 6, La Pastorale. A voi tutti, buon ascolto! Thank you.
Ed eccoci arrivati a Grease, film del 1978, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, considerato uno tra i più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema. John Travolta già era molto famoso dopo il successo della Febbre del sabato sera, ma Grease mise in luce il suo talento come interprete. Il film ricevette ben 5 nomination al Golden Globe del 79 e la colonna sonora del film rimase per settimane al primo posto delle classifiche in molti paesi. E pensate che ancora nel 2002 era tra le prime 20 di tutti i tempi. Stasera ascolteremo un coinvolgente medley creato ad hoc che mette in risalto le diverse e varie sezioni strumentali. Buon ascolto! Thank you.
Ora il corpo musicale Santo Stefano ci proporrà il tema dalla scena principale del balletto Il Lago dei Cigni di Tchaikovsky, che insieme alla Bella Addormentata nel Bosco e lo Schiaccianoci sono considerati insuperati capolavori della storia del balletto. La prima esecuzione assoluta fu accolta tiepidamente, ma i problemi erano molteplici. L'orchestra e il direttore, praticamente un semidilettante, si lamentavano per le difficoltà di una partitura complicata e molto diversa dalla consuetudine. Lo stesso avvenne da parte dei danzatori avvezzi a standard assai meno impegnativi. L'allestimento scenico anch'esso fu debole e assemblaggio dei precedenti spettacoli. Il tema che introduce il balletto è una breve sintesi musicale ed emotiva del dramma, che rimpiazza la tradizionale sinfonia. La melodia di apertura è il primo tema del Cigno. In esso risuona già una delle scale discendenti che si incontreranno poi in tutto il balletto. Queste scale alludono al destino che incombe sui due amanti, a cui non potranno sottrarsi il movimento agitato che poi appare, simboleggia il sortilegio del mago suo Det e la trasformazione in un cigno. Diverse sono state le esperienze di questi ultimi anni e le collaborazioni con altre realtà artistiche che ci hanno permesso di incrementare il repertorio della nostra banda, avvicinandola anche a generi musicali per noi inconsueti e complessi. Nel corso di questi eventi si sono esibiti musicisti professionisti e cantanti solisti. Se dunque è piacevole fare musica, farla insieme, abbracciando tutta la comunità, lo è ancora di più. Questo è il nostro principale obiettivo,
chi suona, chi canta e chi ascolta, tante voci ma un unico spartito, quello dell'armonia e della condivisione. Un primo momento di collaborazione che ricordiamo con grande gioia risale al concerto di Santa Cecilia del 2013, quando la nostra banda si esibì nel concerto per oboe e orchestra in do minore di Domenico Cimarosa, grazie alla disponibilità di Alberto Melgrati, oboista affermato che iniziò a studiare musica da piccolo proprio nella nostra banda. Ecco che ascoltiamo quindi un estratto di questo concerto, proprio il secondo movimento, Allegro. Un'altra importante e ormai consolidata collaborazione è quella con la corale parrocchiale Santa Cecilia di Parabiago, diretta dal maestro Carlo Romano. Dopo i primi tentativi andati a buon fine durante le diverse sante messe, in ricordo di Santa Cecilia ecco il primo concerto di Pasqua con anche la collaborazione del coro Musicu Mozart di Nerviano e poi i grandi concerti di Natale, durante i quali si unirono anche le altre corali della città. Desideriamo questa sera riproporvi il noto brano Fratello Sole, Sorella Luna, colonna sonora di Riz Ortolani tratta dall'omonimo film. Questa dolce musica vuole essere da parte nostra un semplice ricordo di tutte le vittime di questo momento storico.
Come non dimenticare, infine, tra le varie collaborazioni, quella vissuta in occasione del 2017 per il 50° anniversario della nostra banda con la messa in scena della Traviata di Giuseppe Verdi. Il palazzetto dello sport, divenuto per una sera teatro d'opera, gremito da un attentissimo pubblico per un evento davvero eccezionale. La nostra banda ha avuto modo di esibirsi accompagnando le voci del soprano Olga Angelillo, il tenore Denis Pinerischi e il baritono Davide Rocca, oltre al coro dell'Università degli Studi di Milano, diretto dal maestro Renzo Galimberti. Riviviamo dunque uno tra i momenti più famosi dell'opera, il Libiamo negli lieti calici, il celebre episodio in tempo di valzer del primo atto. Il valzer numero 2 di Shostakovich, che stasera ascolteremo, è tratto dalla Jazz Suite numero 2, o meglio dalla suite per orchestra di varietà. Infatti quest'ultima è stata erroneamente identificata con la suite per orchestra jazz numero 2, una composizione diversa, strutturata in tre movimenti, andata perduta ormai durante la Seconda Guerra Mondiale. Il valzer numero 2, che ascolteremo questa sera, è stato reso celebre dalla colonna sonora del film di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, ed è stato anche utilizzato come colonna sonora del Giffoni Film Festival. Questo noto brano è stato anche più volte ripreso dal celebre violinista André Rieu,
il re del valzer. A voi tutti, buon ascolto. Proseguiamo ora con un medley molto originale che ci farà tornare un po' tutti i bambini. L'arrangiamento è stato affidato a Dario Bortolato che afferma: «Una sera ho cercato di mettere su carta le canzoni dello Zecchino d'Oro a cui fossi più affezionato. Ne è uscita così una lista di 9 brani compresi, sarà causa la mia età, tra il 1960 e il 70. Per me questi brani rappresentano la punta di diamante di questa manifestazione canora. Ho cercato di dare ai brani una nuova veste, estremizzando alcuni passaggi attraverso la ritmica, lo stile e l'armonia». Ed ecco allora, Dagli una spinta, Per un ditino nel telefono, Il caffè della Peppina, Pop off, 44 gatti e tanti altri brani che rappresentano proprio l'oro dello Zecchino.
Per concludere il programma ufficiale, il nostro corpo musicale vi propone ora una particolare polca francese composta da Joseph Strauss, figlio del più famoso Johann. La polca è un ballo a tempo binario di origine ceco-polacca, divenuto popolare soprattutto nei paesi dell'Europa orientale. È un ballo veloce, di coppia, molto popolare sia tra gli amanti del ballo liscio che tra tutti quelli che si divertono nelle ballerie serali. A rendere la polca popolare in Europa e nel mondo fu il suo vigoroso ritmo in due quarti, l'andamento brillante, il fascino di un movimento che combinava i giri del valzer alle figure coreografiche e l'allegria che la musica suscitava, rappresentarono la risposta alle esigenze di vivere il ballo in maniera più spontanea. Strauss scrisse la sua polca a prova di fuoco nel 1869 in occasione della 20ª cassaforte in ferro venduta dalla ditta Wertheim. Grazie a qualche effetto speciale, il brano è un vero e proprio omaggio al mestiere del fabbro, che sicuramente ci porterà all'atmosfera tipica viennese del concerto di Capodanno. A voi tutti, buon ascolto! Come da tradizione ormai dal 1991, al termine di ogni concerto o ricorrenza,
I nostri musicanti sono soliti salutare gli abitanti del più bello dei paesi suonando e cantando il festoso motivo dell'inno a Parabiago, composto da Dario Marangoni e con le parole scritte da Eliso Virano. Quest'anno, vista la particolare occasione, la nostra banda ha voluto fare qualcosa di più, di molto di più, concludendo questo concerto virtuale con una sorpresa tutta per voi. Ecco quindi l'inno a Parabiago, suonato direttamente dalle nostre case durante queste settimane di quarantena. A voi! Ed eccoci, cari tutti, alla fine di questa serata molto particolare. Grazie per averci seguito e mi raccomando, continuate a farlo in attesa di poter condividere nuovamente insieme dal vivo la nostra musica. Mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri canali, il canale YouTube, Facebook, Instagram, le nostre email. Non perdetevi ogni occasione, perché ricordatevi che la musica, le note, l'energia e l'armonia non si possono fermare, sicuramente da una pandemia. A voi tutti una buona serata.